Saluto agli ascoltatori e telespettatori di Liberi.tv, siamo qui al Teatro dei Dioscuri al Quirinale a Roma, con noi il tenore Gambi che è esibito diventando veramente il protagonista della serata con una serie di brani a cominciare dall'inno nazionale. Volevo chiederti, ci diamo del tu, come hai vissuto la serata? Che emozione hai provato e che cosa pensi appunto di questa iniziativa di arte, cultura e emozioni di Maria Pia Cappello? Beh, innanzitutto buonasera a tutti, io sono onorato di essere qua questa sera ospite di Maria Pia Cappello per la presentazione di questo bellissimo libro, la musica che unisce l'arte, anche la lirica, anche il bel canto italiano, e così sono venuto e ho portato un po' di bel canto a questo bel pubblico che devo dire sempre affettuosissimo. Tu sei napoletano? Io sono napoletano e porto il bel canto in giro, la nostra melodia nel mondo, e questa sera mi sono esibito in più brani per dare più messaggi, però quello più bello e più forte sicuramente è stato Imminente per la festa della mamma che è a breve. E qual è il brano che hai cantato per la festa della mamma? È un brano inedito che abbiamo scritto anche per l'occasione insieme al compositore calabrese Giorgio Selvaggi. Questa canzone si chiama Ti voglio bene mamma ed è un omaggio a tutte le mamme più belle del mondo. E quindi questa sera mi sembrava doveroso farlo sentire qui nella sala dei Dioscuri, dove veramente un pubblico sempre, ma sempre, sempre molto affettuoso. Quindi grazie veramente a Maria Pia per avermi invitato, all'editore Sarpi, alla bellissima Camilla che mi ha presentato, a te caro Pierpaolo per l'intervista, e un bacio a tutti gli amici di Liberi.tv. Grazie a voi.